parte dove andremo avanti. Mandi. Salve a tutti quanti youtubers e benvenuti a una nuova puntata. Prima di iniziare, come al solito, voglio ricordare che stiamo giocando ad Amnesia. Ok, stavolta ho citato Yotobi. Ok, basta, dopo questo piccolo inizio. Un libro. Ok. Un secondo libro. Ok, dov'è il terzo? O il quarto? O il quinto? O il settimo? Eccolo qua. Ma quanto sono fico. C'è una lettera lì. Quindi prendiamo la Sacra Bibbia e sfondiamo vetri. La potenza della Bibbia è nelle nostre mani. Ok. Adesso vi voglio anticipare una cosa. Quando entrate in questa stanza, vi do un consiglio. Aprite l'armadio prima di tutto. Dopodiché, controllate nei cassetti un attimo. C'è un po' memoria. Ok, una volta presa la chiave, velocemente dentro l'armadio. Perché c'è un mostro. In teoria non dovrebbe entrare in questa stanza. Comunque aspettiamo un attimino. Tipo una trentina di secondi. Patta 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 patta
merda. Ah, ok, non c'è. Quindi possiamo anche andarcene. Ok. Andiamo di qua. Oh merda. L'avete visto? Oh mio Dio. Dov'è finito? Ho visto un essere oscuro. Ok, basta, io me ne vado. Non voglio incontrare più quell'essere oscuro, maleodorante e mostruoso per tutta la durata del mio gioco, della mia vita, del gioco. E invece ne incontreremo 70 miliardi di volte. Ok, chi è che ha avuto mestruazioni pesanti? Aia, non è che mi sono ferito. Ok. Adesso abbiamo la chiave per la cantina. E noi andremo nella cantina, ma prima tiriamo questo sasso in alto. Che mi va. Beccati questo, finestra. No, il mio sasso. Mi hanno rubato il sasso. Andiamo nel laboratorio dove dovremo recuperare tutti e tre i componenti per creare l'acido per bruciare la membrana misteriosa. Ma ci andremo nella prossima parte. Per ora ci lasciamo qui. Anzi, prima entriamo. E poi ci lasciamo. Così almeno mi fa anche l'autosave. No, è dentro il laboratorio. Ok, sono un coglione, devo andare nella cantina. Ho fatto un piccolo errore tecnico-pratico, scusate, ma capita a tutti quanti i bravi let's play. Perché mia madre parla? Io ho detto di parlare, io ho detto che può parlare. La chiave è bloccata. Madonna. Felice. La chiave ce l'avevo. Era automatico che dovessi usarla, e no, perché il mio protagonista si fa di acidi, è pieno di illusioni, di effetti post cannabis o tutto quello che volete. Ancora che parla. Ok, mia madre l'ammazzo, ma sono dettagli. E comunque ci lasciamo qui e ci vediamo nella prossima parte. Mandi a tutti.